E se vuoi vedere le donne tu te sgancia 10.000. Ma che te sgancio? Quella è un'amica mia. Vedi questo. Oh. Oh. Ma quando chiude il negozio di Cesare? Ma che ne so, mica lavoro con lui, si è fatto pure tardi. Dì che se non arriva entro 10 minuti, noi sediamo e chi si è visto, si è visto. È il weekend, ce lo famo da soli. Sì, da dai, soli. E quando ne piace le donne senza di lui? Non dubiti, signora. Sì, certo. A domicilio. Sì. Interno tutto. Desidera? Ah, c'è, ma sto io! Posso suggerire un mocassino comodo per l'estate? Uno scamosciatino classico, eh? Ma quando cazzo chiudete qua? Oh, sono 3/4 d'ora che stiamo aspettando. Non vi appanicate, tra 10 minuti si chiude e poi via. Magico weekend sulla Costa Smeralda. È tardi, abbassa la seranda! Ah, io sono il commesso, mica il padrone. Comunque, oh, c'ho una sorpresa. Eh? Sono passato a ritirarla stamattina. È un gioiellino. Pensa che nel 56 è stata di Porfirio Rubirosa. Robi chi? Rubirosa, playboy di fama internazionale. Ah. Fisicamente mi somigliava. Un triste destino. Morì sfracellato in un incidente d'auto. Un mortacci suo, speriamo che nella stessa macchina. Ma poi ci arriva sto Catorcio fino a Civitavecchia. Il Catorcio? Ma vedi, annattene, tu vai in giro ancora a casa 600 multipla. Oh, quella è imbarattata di colla, questa è in Jaguar. Dammi sto piede, va. Ha problemi, signore? No, nessun problema, tutto sotto controllo. Altro che problemi, senti che roba. Ma che te lavi i piedi casa con il terpecorino? Allora ciao, eh. Oh, eccoli. Dove sta la macchina? Oh, è questa. Allora che te stiamo aspettando? Caricato. Oh, te ruba rosa. Ah, oh, non li porti stavolta di fraciconi alle Maldives e alle Bahamas se magari ti butti verso la Dispoli, goccia di morto. Sfrutti, sfrutti. Intanto tu rimani inchiodato qua, nella splendida cornice della tua edicola. Vabbè, io sto qua, però non matteggio. Invece a sentire te tutte le settimane ti dovresti fidanzare minimo con Carolina de Monaco. Ma guarda che pure io leggo Novella 2000 tutte le settimane, sa? E ci vedo sempre casi raghi. È che sono bloccato dalla mancanza di moneta dagli uomini natali. Ma fa solo che cambia sta bassa pressione. Basterebbe una lotteria di Merano. Già mi vedo. Fine maggio sulle scale del Festival di Cannes. Giugno salta a Parigi per la settimana della moda e dai primi di luglio ma lungo sulla plage di Saint-Tropez con le copende la Côte d'Azur. A Cesare, ma visto che non ha munito manco a tuo tip, a Porto Rotondo che famo? Gli damo? Come bestie. Namo! Dai, accende le sgomma, che già mi sento tutto un bollone. Avete visto l'interno? Pare un salottino inglese. Bella. Partenza! Dai, missione Apollo! Obiettivo pianeta Venere! 5, 4, 3, 2, 1, vai! E mo che? Oh, c'è, mi sa che dentro al salottino inglese hanno lasciato accendere il caminetto. Ma com'è possibile? Un gioiellino. Andiamo alla stazione, raga, prima che ci parte rapido, va. Ah, fermi, che dite, che fate? Ma quale rapido? Ora ci mettiamo a lavorare in equipe e rimettiamo in sesto sto giaguaro. Scordatelo che famo tardi, andiamo? Io il giaguaro mio non lo mollo. Ecco, bravo, tu un tanto di palo, non ti aspettiamo al traghetto. Oh, sbrigate che l'ultimo parte alle 7:30. Begli amici, li vedi? Ammazza. Tanto io sogno tutto, so come il conte Montecristo. Ah, c'è. Ma tu ci capisci dei motori? Devi asse in colpo. Operaio frenatore in testa al binario 12. Ma io sto andando in weekend. Pure io. Ciao. E mo che faccio? Guardi, sono 3 giorni. Ho un impegno di lavoro. Guardi, devo passare con la carta di lavoro. Abbiamo solamente poche prenotazioni. Pronto? Ah, buongiorno, commendator Gardini, è lei? Certo, ma si sbrighi, qui c'è l'assedio. Non si preoccupi, la fattoriamo sul suo conto personale. Sì, le ho tenuto la macchina per suo figlio Cristiano. D'accordo, a nome Cristiano Gardini. D'accordo, buongiorno, commendatore. Buongiorno, sono Cristiano Gardini. Il papà mi ha prenotato una vettura. Sbrighiamoci perché vado un tantinello di fretta. E allora, capisci? Amore!
riga, eccolo! Lasciatele! Oh! 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 Aspettatemi! A Cesare, noi abbiamo aspettato fino all'ultimo! Non ti preoccupare, se vedremo domani la pensione Barbagia! Oh! Ciao! Ciao! E me l'aveva detto l'oroscopo, evitate gli spostamenti! Ammazza che gliela, oh! Oddio! Mi scusi, mi dispiace, non l'ho fatta apposta, adesso le ricompro il gelato. Ma tu sei cristiano? Cristiano? Il mio papà è molto amico del tuo. Ah sì? E dove sono incontrati? In Confindustria. Dove? Ah, papà! Il mio papà è veramente una simpatica canaglia, il mio papà, il vecchio Daddy. E io sono Turchese De Benedetti. Parente di De Benedetti. Ma come parente? Sono una figlia. Oddio, mi sento male. Che hai? No, niente, un po' di stress, insomma, nasce, capisci? Già, tutti pensano che noi ricchi facciamo una vita meravigliosa, invece... Ma fatica. Allora te lo ricompro il gelato. No, lascia stare, tanto era uno schifo. E poi i gelati buoni li fanno solamente a Porticello di Beaulieu. A me me lo dici. Però pure Anzio c'è un chioschetto dove il pistacchio non è malvagio, Non ci sono mai stata ad Anzio. Sai che te verdi. Ma tu come mai parli romano? Parlo romano? È che... Da bimbo! Avevo un precettore di Fascati, allora ogni tanto ce l'ho scivolata sul burino. Dove vai di bello per il weekend? Ma guarda, non me ne parlare, è un diavolo per capello. Avevo un appuntamento con degli amici per andare in Sardegna. Sti quattro stronzi mi hanno dato buca, ma ti rendi conto? Vuoi venirci con me in Sardegna? Anche tu a Porto Rotondo? Sì, sono in barca con degli amici, stanno facendo il rifornimento, ma tra mezz'ora si salpa. Ma sì, vengo con voi. Anche se ti devo dire la verità, mi sei comporto di essere ospite. Sai, in barca tutti attuffati in quei loculi. Ecco, quella è la barca dei miei amici. Quella? Ma cos'è, un traghetto? E le macchine dove le mettono? Nella stiva? Lo so, voi in famiglia siete abituati alle barche a vela. Siamo lupi di mare. Ma perché non ci porti anche me sulla tua barca? L'ho vista in fotografia, è divina. Ma perché? Questa è una merda. Ecco, di nuovo hai visto? L'ho scivolato sul burino. Che simpatico. Ehi là, è permesso? No! Che botta tremenda! Si è fatto male? Non ho visto il gradino traditore! È Cristiano Gardini, mi sono permessa di invitarlo per il weekend. Hai fatto benissimo. Ah. Adoro suo padre. Lei permette? Fabiano Barbara. Piacere. Mia moglie Barbara. Piacere mio. Donata e Rinaldo della Gherardesca. Molto piacere. Piacere. Salve. Mia figlia Samaritana. Piacere. E l'architetto Gianluigi Busini Chigi. Piacere. Cristiano, le scarpe. Sono belle, eh? Le ho prese a Roma in un negozio al centro. Prezzo stracciato ai massimi, commessi di categoria, naturalmente. Divertente. In effetti sono belle. Però ora, se me le vuol dare, le metto nella cesta con le altre. Ah, grazie. Sono troppo audace se la chiamo Fabiano. Ma per carità, caro Gardini. Il calzino. No, quindi se non ti dispiace mi direi. La sera al mare c'è umido e... C'è un buco. Oddio, ci ha rifatto l'allucione. Mi sono dimenticato di tagliarmi le unghie. C'ha certe zappe. La mia pedicura è una povera pazza. Uno champagnino? Grazie, Fabiano. Sì? Tua sorella Osanna, come sta? Come sta? Come sta? E come sta? Ma Osanna è sua cugina. Cristiano è figlio unico. Architetto, mia cugina. Che mi fai, domanda trabocchetto? Sei fidanzato? No. Sono di gusti molto difficili. Per me deve essere da Carolina di Monaco in su. Allora mi sa che resterai signorino per un pezzo. Beh, certo che se uno invece si accontenta da un bagnino in giù è più facile. Toccato Gianluigi, mi dispiace. A Gianluigi, battuta regolare, sono professionista. E ora tutti a cambiarsi. E mi raccomando, per cena, vi voglio molto elegante. Io veramente sarei partito un po' sportivo. Canottiere mutande? Che simpatico questo architetto! A me i froci mi fanno ammazzare le risate. D'accordo, allora tutti forma, almeno Cristiano che certo. Giustificato. Grazie, Berbere. Samaritana, accompagnalo tu in cabina. Sì, mammina. Au revoir. A più tardi.
sarai nella cabina accanto alla mia. Ecco, meno male, così s'affondiamo se ho già pronto il ciambellone di salvataggio. Scherzo, una burla. Caspita, ma è più di un quarto d'ora. Eccomi a voi! Scusate il ritardo, ma ho avuto problemi con il water. Ma dove sta? Non lo trovavo. Certo, voi in famiglia siete abituati alla barca a vela. Ci possiamo sedere, è pronto in tavola. Ah, bene, ho molta fame. Come ci attavoliamo? Simpatici contro antipatici? Qui alla mia destra è Gianluigi in mezzo a noi. Ah, ecco. No. No. Se fa. Ma per chi mi hai preso? Bene, pronto a ricevere lo spago? No, questa sera niente spaghetti. Abbiamo escargot de mer, vol au vent e scampi alla creola. Ah, alla creola. Alla creola. Cristiano, tuo padre dove è andato per il weekend? Ma sarà in mezzo a qualche mare a fare il fanatico. Ottimi, questi escargot. A bordo abbiamo l'ex cuoco di Niarchos. A proposito, il vecchio Stavros sta sempre con Marina? Ma certamente. Li hanno fotografati la scorsa settimana al largo di Creta. L'atteggiamento era più che fetoso. Strano, pensavo si fosse stancato e puntasse a Ira. Ma per carità, Ira dopo Ranieri si è incapricciata di un torrero giù a Malaga. Si prevede una calda estate a puntate. Ma va? Eh no, la fonte è molto attendibile. Sostiene che negli ambienti di Marbella si parla già di un lieve vento. Ma che stai a guardare? Che bravo! E com'è che sei tutti questi pettegolezzi? Compra tutte le settimane, novella 2000. Fatta un'altra risata. Tu ci sei mai finito su uno di quei giornaletti, carino? Ma per carità, sai che sputtanamento. Poi io sono uno molto riservato. Fabiano, l'anno scorso non siete venuti a Porto Rotondo? No, eravamo a Capri dei Sirignano, molto piacevole. Peccato che il mare è così pieno di plastica. Ma solo in agosto, tu ci vai in settembre e fai dei bagni splendidi. D'altronde agosto, dovunque vai è un inferno. Lo sapevate che gli scampi sono afrodisiaci? Sì, ma sono anche tanto pesanti. Ti si rinfacciano? Mica ho capito. Te si ripropongono? Li rivedi? No, a me gli scampi eccitano da morire. Ecco il canarino. Grazie, Cristiano. Non ho digerito niente. Saranno stati gli scampi. Te l'avevo detto che si rinfaccia. Eh già. Ferma, ferma così. La luna si riflette proprio nei tuoi occhi. Non sai quanto sei bella adesso. Ma tu non eri di gusti difficili. Da Carolina di Monaco in su. Infatti, te a Carolina la batti 6-0-6-0. Magari. Sapessi come mi sento brutta invece. Sono in un periodo di grande crisi. Meno male che ci sei tu. Almeno mi fai ridere. Il riso è l'antipasto. Muori per piatto forte. No, dai. E poi mi secca davanti agli altri. Ma non ci vede nessuno. E va bene. Vai giù in cabina. Magari più tardi ti raggiungo. Ti desidero immensamente. Mi sei entrata dentro. Allorché sono gonfio d'amore. Vado a preparare il campo di battaglia. Ammazza che chiappo quando mi presenta a Porto Rotondo questa sventola. Gli amici frasciconi si mettono a cantallino dei mameli. Gli viene la paralisi. Sono ancora sotto effetto scampi. Sono tutta una vampa. Ma vedi annatene, ma chi ti ha chiamato? Ma tu hai risposto al mio piedino con una foga da stallone. Me lo stavi stritolando. Ecco, brava, se te ne vai subito il treppiede ti stritolo tutto il resto. Voi figli di papà siete tutti uguali. Viziati e volubili. Comunque, ammazzami pure. Ma io non ti mollo. E andiamo. E andiamo. Cristiano. Turchese, credimi, è stata lei a intrufolarsi. Ascolta bene, dal binario 1 sta per partire la pizza tremenda. Ma che mi vuoi menare? Ah no, quel faccione da caciotto te lo faccio diventare come un compact. Però ricordati che chi disprezza compra. Ma non c'è pensa per niente. Piuttosto che comprare te mi butto su quel finocchio e l'archidetto. E sgomma, sei in canotto, non te vedi, ti mancano i remi. Se te fai crescere la barba sembri Pavarotti. E vattene. Mannaggia. Un attimo, eh. Non ho tempo. Sì,
arrivare. Grazie. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti. Salve. Come mai manca all'appello la piccola Turchese? Se non lo sa lei, Cristiano. Eccola che arriva. Hai letto il giornale? C'è scritto che il vostro gruppo in borsa ha perso 95 punti, carino, rispetto a ieri. E chi se ne frega? Ciao, Turchese. Io con te non ci parlo. Vergognati. Sei crudele, ma permettimi di spiegarti, di riscattarmi. Ma te pare che io mi faccio un mostro come quello? Era lei che insidiava a sto gusto. Turchese, please, io soffro. Tu per me sei un... Mignottone! Turchese, ciao! Ciao! Uè, ciao, Luca! Ho sentito che ti ha appena scaricato il tuo ultimo boyfriend. Oh, se sei al colpo di rivoltella, ricordati che ci sono qua io. Bel mignottone che non sei altro. Ma come si permette? Figurati, siamo amici da 20 anni. È una vita che ci sta provando, ma è sempre andato in bianco. Turchese! Ma quello chi è? La tua nuova guardia del corpo? No, è Cristiano Gardini. Ah, ciao! Conosco Osanna benissimo. Mia cugina! Bel mignottone anche lei! Oh, cosa fate? Venite a fare un bel bagno con noi a mortorio? Ti va? Beh, meglio di un calcio nelle palle. Veniamo! Hai una pelle che è una favola. Sembra di accarezzare un mocassino scamosciato. Ma guarda che razza di paragone. Sai, io sono fissato con le scarpe. Ricordati, per giudicare una persona guardagli subito le scarpe. E a una donna guardagli subito le tette. Trofeo di guerra. Dai, piantala. Dai, Turchese, facci vedere se sono calate. Cristiano, aiutami. Dai, Luca, piantala. Oh, ma quale Cesare? Ma quale Cesare, te sbagli. Ma no, ti dico che è lui. Oh, ma che te stai inventando? Ma chi sono questi animali? Cesare, Cesare. Ancora? A Cesare, ma che cosa? Fa? Cristiano, ma dove vai? Te dico che era proprio lui. Ancora, te sei sbagliato. No, sapevo che siete cegati, era proprio lui. Equipaggio, lo vedete questo? È di Turchese De Benedetti, toccare per credere. Oh, ragazzi, guardate, è un trofeo di guerra. Yuhu! Se non me lo ridai, ti affogo. E molla l'osso, ridaglielo su. E tu dove sei stato, vigliacco? Attacco fulminante di pipù. C'ho ancora un sudorino freddo sulla fronte. Sì, la verità è che ti caghi sotto davanti a me. E andiamo? La vedi questa? Dal binario 1 sta per farti la pizza tremenda. Ma che maniere! Che carara. Il costume. Grazie, Cristiano. Turchese. Quando ti vedo sto sempre a mezzogiorno. A Cesare! Ci risiamo col sudorino freddo. Scusami, amore, tutta colpa degli scatti alle Niarcos. La bossina ammazza. Piantala che non è lui. Forse c'è ragione, mi sa che non ci ho visto bene. A me mi sa che ti sei proprio sbagliato. E poi ti pare che fanno salire quel carciofone là sopra. Com'è? Squisito, il tuo? Ma non ti faranno male tutti questi scampi con la tua dissenteria? Ma questi mica sono le Niarcos. E cosa che me ne porti a più? Non ce n'è più, li ha mangiati tutti lei. Dai, basta mangiare. Andiamo a fare un po' di shopping a Porto Cervo. Sì, dai, Luca, ci porti? E va bene, però solo fino alle 7, che poi abbiamo il pochiaratto allo sport. Sì, sì, perfetto. Oh! Il conto! E fai te, no? Sei o non sei più ricco di tutti? E ma dai, che problema c'è? Caccia la lira! E sti cazzi. Mannaggia. E voilà!
Folletto d'assi. Ancora. Vi ho fatti i bozzi, eh? Che faccio? Smazzo? No, io smetto. Anch'io. C'hai troppo culo, che smazzo. Ah, sì? Lo chiamate culo? Sono 25 anni che non perdo una partita e sempre culo. Dai, dai, facciamo i conti. Allora, sono 5 milioni e 4 tu, 3 mezzo di Superbon accanto a te, 7 milioni e 9 collo secco e 11 e 8 questo che faccia la ciriola. Ma cosa sei? Un computer? C'ho sempre tutto in testa, così so di quanto vi posso sbilanciare. Adesso se volete favorirmi il contante ho un impegno per cena con Turchese. Ma quale contante? Dai, ti pare che vado in giro con 5 milioni e 4 in tasca? Ma io però al ristorante ho cacciato i contanti. Anche gli assegni sono ben accetti. E vabbè. Ecco. Tieni. Che signorilità. A Cristiano Gardini. A Cristiano Gardini. A Cristiano Gardini, non so dove sei, ma ovunque tu sia, d'avverto che t'ho fatto vincere 28 milioni e 600 mila lire. Oh, piove sempre sul bagnato, tacci tua! Per me è matto. Ma cosa fai? Li butti? Abbiamo scherzato. L'ho visto un po' tesi, abbono. Capisci? Li ho graziati, li ho graziati. In fondo, che cosa vuoi che siano per Cristiano Gardini 28 milioni? Un mozzico. A tarda sera, i due giovani rampolli dell'alta finanza furono visti scomparire in barca, dove coronarono il loro sogno d'amore. Turchese, andiamo a Corona. Che meraviglia! È bellissima, ma chissà quanto costa. Neanche tanto, 50 milioni. Una caccola. Dici che sono la luce dei tuoi occhi, dimostrami. E che te lo dimostro con la collana? Oddio. Cara, carissima! Ciao, bambolina! Che piacere vederti! Vederlo. Conosci il mio amico il ragazzo Gardini? La principessa bambolina cara? Piacere! Gardini, veri meno poco! Di Verona! Di Verona! Non mi sbaglio! Sì! Oh, ma che piacere conoscerla! Piacere mio! Alors, mes enfants, à bientôt! Oui. A bientôt! Au revoir! Au revoir! Bambolina, ma come una vecchia! E non cambiare discorso. Ma stai ancora a pensare alla collana? Sì. Te la compro domani. Torniamo in casa. Non ancora, voglio un altro caffè. Ma è l'ottavo che prendi, poi stai tutta la notte sveglia con l'occhio a palla. Perché tu stanotte vuoi dormire? No, ma che c'entra? Solo che voglio di farti un po' di coccole, lontano da tutti. È solo l'una. La notte è lunga e poi... E poi voglio parlare di noi, del nostro futuro, di tutti i nostri programmi, dei nostri figli. Torniamo in barca. Abbiamo programmato tutto. Non c'è un secondo nei prossimi 30 anni che non conosco. Dai, andiamo, su. Ti sbagli. Dei nomi dei nostri figli non ne abbiamo ancora parlato. Parliamone. E parliamone. Ne voglio 7, ognuno con la tata personale. 5 femmine e 2 maschi. Che famo, una squadra di calcetto? Le femmine le chiamerò Priscilla, Elettra, Violante, Beatrice e Olimpia. Li gradisco. E i maschi? Per i maschi è sempre più difficile. Sì. Mi piace abbastanza Massimiliano e poi... Poldino. A me devo dire che Poldino non mi piace. Poldino? Ho capito, ma non mi sconfinfera. È più adatta a un cane. Poldino, tu qui. I've been looking all over for you. Mabea, Corsica, Sardinia. Oh, Leopoldo, why? Why? Will you forgive me for what I've done to you, for not giving you that necklace? Here it is. It's yours now. Poldino, it's wonderful. I don't want to live without you. Neither do I. It's divine. I love you. I love you too. Ma come? Oh, e io? Tu che cosa? I weekend, il matrimonio, i figli. Falli con un'altra. Io e Gianni e Poldino. Bianca la verità. Allora, ti ha dato buca, eh? Ma quel pennellone lungo lungo, chi è? Quello lì, è Leopoldo Bent. Parente? Parente, figlio e unico erede. Tu in confronto sei una cagatina di mosca. Au, di fronte al Marco Pesante marendo. Gli anni vengono da chiamare. Ehi! Cristiano! Cristiano! Buonasera. Siediti con noi. Eravamo in pensiero. Lei sparisce. Come mai tutto solo? Incidente di percorso, ho infrociato con un Mercedes. Zitti, zitti, guardate che meraviglia! E poi dicono che non ci sono più burini in giro, guardate, guardate! Roba d'enciclopedia, animali in via di estinzione! Già, gli manca solo la parola. La parola. Cabo!
Rambo! Oh! 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 No, no. Parlano, parlano, purtroppo. Oh, a belli capelli! Cameriere, scusi, ce le porti tu bene? Vi prego, guardate, saranno commessi o idraulici. Se fosse per me, qui in Sardegna, per certa gente metterei la quarantena. Quella è gente che rovina l'Italia. Per me andrebbero tutti bruciati. Beh, bruciati. Vivi, diciamo la verità, è un'altra razza. Chi non ha classe, non ha classe. Classe. What si sei? E ce l'avrei lei la classe! Che per ingroppate uno deve fare regalo di 50 milioni, ma io con 50 milioni, se me va, me calzo le meglio bucione da qui a Pechino via Bombay! Ma Cristiano, si moderi, ci stanno guardando. Ma a me modo non par de palle, poi non mi chiamo Cristiano Gardini, mi chiamo Cesare Proietti e me ne vanto! Ah, l'avevo capito subito che eri un sola! Eppure io avevo capito subito che eri in frocio! Ma come si permette? Ma state zitta, che è meglio che pur di avere Gardini sulla barca, te e tuo marito vi sareste messi pure a pecorina! Ma io la faccio arrestare, sa! Ah, fracicone, ma lei... Oh, ma che Beppe, ma Sergio, datemi posto che il mandrilla ritorna! Ma vedi che c'è? Ah, c'è, sarei mandati finito! E poi le spiego. Ma non mi presentate? Io sono Deborah. Io Samantha. Io sono Brigitta. Bei nomi. Me li voglio ricordare quando farò dei figlie femmine. Dai, andiamo a ballare. D'accordo, però peggio per voi. C'ho un gioco anche a bacino che praticamente una rischia di rimanere incinta. No, scherzo. Allora andiamo. E andiamo. Ecco. Ehi, non mi tastare che mi scoccia. Scoccia? Ma vedi che te faccio un discoteca. Sui lenti so peggio di un pantacollato. Gardini, andiamo tutti da Bubetto per un drink. Lei è dei nostri, caro. Ah, bamboli. Ma vatta a piander culo. A Befana il 6 gennaio. No, passo, no, passo. Imbriagoni! Allora, com'è andata, Play? Sbusa, eh? Colpita! Ci sono anche le iniziali qua, Forest K! Robby, un giro di bianchi, pagano loro, come al solito. Vino! Ah! Vino! Butei! Lo sai che il vino ormai è da fuori moda? Provinciali! Provinciali! Ma chi l'ha detto a sta stronzata? Il signor Führer? Al giorno d'Anco, un giovane che tiene il suo fisico al posto del vino si fa una compilation di sedani, carote, seole, ortiche, roba ecologica. Sì, bravo, ma qua siamo diventati tutti scemi. Al posto degli spaghetti ci vogliono far mangiare le alghe. Al posto del vino, le spremute e gli spinaci. Ci manca solo che passa di moda anche la gnocca, così diventiamo tutti finocchi. L'hai nominata, eccola, guardala. Sex. Sex. Jessica Rabbit in carne e ossa. Sex. Madonna, che figone. Fa schifo, tanto esagerata. La gavara minimo 1,90 de cosie. E mezzo quintale di tette. Come me la faria, come me la faria. Butè, ma vi ho finito con ste monate. Ma quando è che femmo le persone serie? Robert, guarda che con quella l'è impossibile anche a partire. Perché è impossibile? E proprio te me lo domandi, che sei un dipendente del marito. E vabbè, quello cosa vuol dire?
Non sarà mica un problema. Io se voglio me la faccio. Ma vai, Mona. Ma va. Scusate, ma se c'è riuscito anche Roger Rabbit a cucare, che è un coniglio, non ci dovrei riuscire io che sono del toro. Scommettiamo? Scommettiamo. No, fatemi capire, cioè, scommettiamo che io mi porto a letto la signora Michela, moglie del mio direttore generale. Certo. Un prosecchino come al solito. Vabbè, dai, facciamo un metodo champenoise, mi voglio rovinare. Un milion. Un milione? Accetto. Conto su di me. Ehi, hey Robert, lo sai che differenza c'è tra te e il coniglio Rabbit? Sentiamo. Che lui è un carton e ti sei un coglion. Sai una cosa? A te non è che ti disegnano così. Sei proprio stronzo così. Ciao! Mando subito a casa, fra mezz'ora ti telefono. Comandi, Gino. Scende? Sì, grazie. Ho fermato l'ascensore. E perché? Perché le devo parlare. Di cosa, scusi? Di lei, Michela Parodi, anni 21, nata a Varazze, di estrazione piccolo borghese, per non dire proletaria. Ex operaia della ditta Sauli, un giorno viene notata dal direttore generale e la sua vita cambia da così a così. Si sposa, diventa una delle donne più ricche della città. Pellicce, gioielli, villa con piscina, macchine di grossa cilindrata. Però c'è qualcosa che manca. Il sex. Sesso. Ma ecco che un bel giorno si blocca un ascensore e Michela Parodi all'istante fa 13. Ha incontrato un giovane che, senza falsa modestia, oserei definire simpaticissimo. Discrezione ai livelli di Tom Ponzi. Affidabile come una Mercedes. Fisico da belva. Nessun coinvolgimento sentimentale. Che le propone di operare in gran segreto, dandole una massima e garantita libidine. Insomma, io sono il messia profetizzato da Iazzone. Provare per credere. Ha finito? Sì. Ah! Previsto anche questo, non c'è problema. Ci rifletta con calma. E se ci ripensa mi richiami. Il mio numero non è sull'elenco. Dopo di lei, signora, si accomodi. Sex Pandora, rock and roll. I want your sex. I want your sex. Sex. I want your sex. Sex. I want your sex. Michela. Sapore di Sauli. Che cosa sta facendo? Stavo provando l'ultimo slogan per le private. Sapore di Pandoro canta Gino Sauli. Una cagata? No, anzi, fortissimo. Davvero? Io la curo, Marcolin. Lei farà carriera qui dentro. C'è aria di promozione in giro. Grazie. Ragione Franchetti, mi ricordi di riesaminare il compenso del Marcolin. Senz'altro, signor direttore. In gamba, giovanotto. Grazie, signor direttore. Non mi deluda, eh? No, no, signor direttore. Grazie. Comandi. Che cara persona. Però la moglie ghiacciavo lo stesso. Sì. Sta partendo.
chi è che sta partendo? Marcolin, si svegli! Sono Michela! Come Michela? Mio marito se ne va in America. In 3 anni di matrimonio non era mai partito quel Mona. Ma ora deve andare a Los Angeles. Abbiamo pochissimo tempo. Poco tempo quanto, sia più precisa, ore, minuti e secondi. Praticamente la durata del volo Milano-Los Angeles. Eh sì, perché da domani quel Mona ricomincerà a tempestarmi di telefonate di controllo. E quanto dura il volo? Beh, all'incirca 18 ore, pochissime. Pochissime? Io in 18 ore le faccio fare la 6 giorni. Vengo io da lei? No, è pazzo, da me mai. Allora viene lei da me. Ma è pazzo, e se mi vedessero? Figuriamoci, in città non aspettano altro. Io non posso rischiare di farmi vedere. Allora la posso prendere subito con la mia macchina. L'ho già tutta scoperta. Voliamo fuori città, conosco un posticino. Ma è pazzo, la sua macchina la riconoscerebbero persino a Pordenone. Senta, ne prenda una all'autonoleggio di Piazza Bra e mi aspetti lì, mi farò viva io. Questi sono i documenti, sì. Queste sono le chiavi, sì. E quella è la macchina. Madonna! La monaca di Monza, sia lodata Gesù Cristo! Vada, vada! Meno male che avevo conservato l'abito del carnevale. E suo marito come si era vestito? Come il frate del tuo tip? Ma ci avrà visto qualcuno? Ci inseguono? Stia calma, guardi che non abbiamo mica rapinato una banca. Ho un'ansia tremenda. Dove mi sta portando? Si fidi, non è la prima volta che mi trovo in una situazione del genere. Modestamente, je suis un professionniste de l'adultère. Pas de problème. Non faccia il fanatico. Dove mi sta portando? In un posto sicuro. Che grado di sicurezza? Si tranquillizza se le dico che là dove andiamo non ci troverebbe neanche l'ispettore Derrick. Perché? Ci sta seguendo Derrick? Ma no, scherzavo! E allora stia zitta, non mi agiti! A quest'ora il Mona sta decollando. E invece noi tra 15 minuti atterriamo. C'è da fidarsi. Guardi, l'hanno appena riaperto. Praticamente inauguriamo noi la stagione. Venga. No, vecchio puttaniere. Bagionier Franchetti. Appena riaperto e tu già zac di prima visione. No. Ti presento la signora Luana. Casalinga inquieta de Rovigo. Piacere. E tu, con quale maiala ti sei presentato? Forlisetta, mia cugina!
Che libidine! Ma cos'hai capito? La stavo accompagnando al santuario del Carmine, ma ci siamo smarriti. Ma santuario del Carmine in provincia di Udine, qua siamo sul Garda. Te l'avevo detto, Lisetta, che Mussolengo dovevamo girare a sinistra. Grazie, Franchetti, grazie, bravo, grazie. E ossequi alla Maia... alla... Luana, Luana. Ciao, ciao, complimenti. Mi riparti subito a casa! Lo sapevo! Non dovevo accettare la sua proposta! Stia calma, Stia calma. Ragioniamo. Il Mona a quest'ora sta già sorvolando le bianche scogliere di Dover. Noi abbiamo già fatto 50 chilometri. Cosa vogliamo fare? Qui c'è un posticino frequentato esclusivamente da tedeschi. Ci andiamo? Va bene. L'unico rischio è che ci troviamo Derrick. Ah, questo Derrick ci segue! No, no, ho scherzato! Per piacere, mannaggia a me a Derrick. Ah! E la sfiga è come il postino, suona sempre due volte. Però vedrà che la terza andiamo lisci. Senta, io non voglio sembrare troppo noiosa, ma questa volta prendiamo qualche precauzione in più. Vogliamo fermarci a Sirmione e affittare una nuova auto per depistare il nemico? Ma forse è troppo. L'importante è che andiamo il più lontano possibile dal feudo di mio marito. Ha ragione, potremmo buttarci verso Taormina, ma ci restano solo 12 ore. Forse per tradire suo marito era meglio che sceglieva il Boreto. Abbiamo sconfinato. Tieni fuori il passaporto e si prepari alle mille e una notte. Certo che a noi un tranquillo weekend di paura ci fa una pipa, Ma dove siamo? A Bergamo. Avremmo già fatto un 200 chilometri. È notte. A quest'ora il Mona starà già sorvolando l'Atlantico? Adesso basta. Cosa vogliamo fare? La Parigi-Dakar? Vabbè, però secondo me facciamo una monata. Il signor Brembilla è desiderato... alla reception. Ma cosa succede? Ha avuto un altro incubo? E non faccia il cretino. La camera ce la danno, sì o no? Ci danno una suite? Ah, è per me che non mi ha dato? Nessuno, ho dato 100.000. Camera 6032. Grazie. A nome del personale dell'albergo, le auguro una magnifica nottata. Non si preoccupi, ce la metterò tutta. Cos'è tutta questa confidenza con uno sconosciuto? Ma che male c'è? Fa il portiere d'albergo, non è mica scemo. Ha capito la situazione e fa il tifo per noi. Cos'è che ha capito? Niente, che siamo in trasferta. Su da Brava adesso, presto. Vada su che io la raggiungo fra un minuto. E cosa succede? Nulla. Faccio un ultimo sopralluogo qui in giro, tanto per stare con la coscienza tranquilla, baby. Bravo, così mi piace. La prudenza non è mai troppa. Lei controlli, io vado su a tappare tutto. Sì, brava, tappa, tappa. Che dopo con gli amici al bar stappo io. Stappa. Cosa? In camera con la Michela? In camera? Sto in una suite, preparei skate. Ma dai, Butei, lo sapevamo tutti che lei è un contabale. E il contabale si trova allo Sheraton Hotel di Bergamo, room 6032. Ciao, Pandorini. Ah, il creativo ha inventato un nuovo slogan. Quando il signor Sauli è a tavola da voi, il suo direttore è becco da noi. Marcolino Roberto. Il Mona, signor direttore. Esatto. Il direttore non vi lascia mai soli. Ma cosa ci fare qui? E non era in volo per Los Angeles? A quest'ora si dovrebbe trovare sulla Nuova Scozia. Non me ne parli! È da quando sono partito che un calvario! Se lei sapesse cosa mi è successo... Sapesse cosa mi è successo a me da quando è partito. Come? No, dica. Allora, arrivo all'aeroporto Milano Malpensa, tac, scatta lo sciopero. 5 ore chiuso dentro il jumbo, senza aria condizionata, senza viveri, senza poter fumare. A un certo momento decidono di scaricarci e ci dicono, andate a Bergamo, aspettiamo un nuovo aereo, e invece, tac, arriva un nuovo sciopero. Questa volta sono i controllori di volo di Roma. Ma li mortacci loro! Com'è? No, quando ci vuole, eh. Esatto.
E adesso sto qui come... Mona. Scusi, No, no, ha ragione. Sì, sì, esatto. Grazie. Come un mona. Io sto qui come un mona in attesa che qualcuno si decida a dirmi se si parte oppure no. È un bel casino. È una tragedia. Ma lei piuttosto cosa ci fa qui? Qui? Io? Qui? Cosa... Non lo dica perché tanto lo so già. No. Sì. Lei è in trasferta con una bella maialona. Maialona? Una signora? Una signora? Con la quale ha sconfinato in Lombardia per non farsi beccare dal marito cornuto. È vero o no? Se lo dice lei. Ma certo che lo dico io, sono mica un mona. Mai detto io, eh. Comunque tranquillo, Marcolin, io sono una tomba. Com'è che si chiama la suina? Come si chiama? Come si chiama? Chi? La suina. Come si chiama? Non lo so. Me lo dica. Si chiama... Luana, casalinga inquieta di Rovigo. Luana. Ma la Luana non se la trombava il ragionier Franchetti. Meno male che è una tomba lei, Mi scusi, Marcolin, ha ragione. No, mi è scappato. No, sicuri. E crede che questa Luana è una leggenda che cammina. Mi piacerebbe conoscerla. Per carità. Perché? No, non è il suo tipo. Ma questo lo dice lei. Anzi, perché non me la presenta? Potrebbe sempre venirmi utile, no? Impossibile. Ma perché è impossibile? La signora Luana è una personcina così... timida, molto timida, non... Ah, sì. E lei che cosa le ha detto? Cosa le porto detto? A Bergamo a vedere l'Atalanta, eh? Marcolin! Vada su a chiamarla, che pranziamo insieme. È un ordine! Devo... Vada! Vado. Vada! Mi scusi, direttore, lo sciopero è stato revocato, si parte. Che culo! Oh, scusi... No, no, bravo! Esatto! Comunque, quando torno da Los Angeles, lei la Luana me la presenta. Non mancherò. Direttore? Sì? L'importante è che sua moglie non sappia niente, eh? Mia moglie non la nomini neanche. Mia moglie è una santa. Sì, Santa Permaflex, la santa protettrice del materasso. Chi è? Io. Io chi? Io. Ma cosa fa? Presto, entri. Imbambolato. Ammiro. Mi aiuti a barricare questa porta. Ma guardi che siamo a Bergamo, non siamo alle 5 giornate di Milano. Stia calma. Oh, Madonna. Non facciamoci prendere dal panico, eh. Ecco, prenda questa. No! Oh! Buona, eh? Forse ha ragione, sto esagerando con i sensi di colpa. Non c'è pericolo. Lui è lontano, sta sopra l'oceano. Ah, brava. Ecco, faccia come la Griffith. Rilassamento neurovegetativo. Che fa? Niente, sono in fase d'approccio. Fra un po' passo al petting. Sì, ma io c'ho il cuore che mi batte a mille. Sto male, tremo tutta e sono nervosa. Lasci fare a me. Prima di lavorare col signor Sauli, stavo col signor Bonomelli. La prego, Marcolin, sono nervosa. Ok, ok. Adesso creiamo un po' d'atmosfera, eh? Forse è la luce che la disturba. Adesso mi sintonizzo su Video Music. Così creiamo il feeling musicale. Bravo. A me la musica incita da impazzire. Anche a me mi acchioppo. Il signor Sauli non vi lascia mai soli.
Ma questa non è la pubblicità di un pandone, è il trailer della casa 4. Passami, ancora Michel. No, niente. Passato. Va bene, farò un bagno caldo. Ecco. Mi rilasserà. Intanto lei si spogli. Con calma. Calmissimo. No, niente, non si preoccupi. Ho ordinato io lo champagnino. Faccia pure. Marcolino in bagno? No! Mi scusi. Volo cancellato. Si parte domattina alle 7:30. Mi tocca passare la notte qui. Qui? Ma non qui. Mi hanno dato la camera accanto. Ah. Già che sono qua, approfitto. Faccio una telefonata a mia moglie. No! No! Perché no? Perché? Scusi, lei qua da solo, no? Sua moglie la crede in volo. Perché non ne approfittiamo? Ma come? I portieri hanno sempre un'agenda dalla quale salta fuori qualche bella maialona. È vero? Eh? E allora perché disturbare il can che dorme? Perché? A proposito di maialone, la Luana dov'è? Dov'è? Chi? La Luana? Dov'è? In bagno? No. E allora chi c'è? Dove? In bagno. La Luana. Anzi, commendatore, veramente starei sul final countdown se potessi restare solo. Lei mi capisse, Gino. E certo. Anzi, mi scusi per questa mia invasione, diciamo. Niente. Però mi raccomando, Marcolin. Sì? Tenga alta la bandiera dell'azienda. Sarà dura. No. Marcolin, mi ci faccio almeno dare una sbirciatina mentre si fa la doccia, così mi caso un po'. No, la sbirciatina no. Ehi, mono, falla al mona. Io? Marcolin, è un ordine. No! Magnifico! Fantastico! Che gran culo! Meraviglioso! Sembra quello di mia moglie! Non lo dica neanche per scherzo! Marcolin, sono gasato ai massimi! Beautiful! Corra giù dal portiere di notte a chiedere aiuto! Ma le pare che il direttore della Sauli si sputana così con un portiere? Ma no, ma è che... La richiesta, caro il mio Marcolin, adesso me la va a fare lei. Io? Ma direttore, io sono in rampa di lancio. E chi se ne frega? E poi si ricordi che lei è in rampa di lancio anche in ditta. Marcolin, se lei mi porta in camera un culo come quello, io la faccio diventare... Vicepresidente! Beh, non esageriamo. Esageriamo. Camera? Mi lasci prendere in pugno la situazione e le porto su in camera messalina travestita da cicciolina. Il massimo. Venga, direttore. Non si preoccupi. Ci penso io, signor direttore. Tranquillo. Ci penso io. Avanti. Signora, ci sarebbe un piccolo... Mi ha fatto proprio bene questa doccia. Vedo. Aveva proprio ragione lei. Tutte le mie paure. Ma cosa potrebbe succederci sul serio? Se glielo dico cosa potrebbe succederci, le passa la voglia di tradire suo marito fino al 2090. Stupido, adesso mi prende in giro. No, guardi, adesso mi ha preso un po' d'angoscia a me. Non lo so, è la carriera, messalina, cicciolina. Scusi, devo andare. Ma dove va? Dove vado? Mi è venuto l'atroce dubbio che ho lasciato le luci della macchina accese. Se ci molla la batteria ci pregiudichiamo la fuga di domani mattina.
Sì, ma a quest'ora di notte dove la rimedio non è disponibile io. Ma scusi, non le chiamano lucciole? E allora le lucciole andranno in giro di notte, no? Se no facevano le vespe. Mi scusi. Sì, ma adesso sono le 3 di notte. E allora lei che portiere di notte è? Su, faccia il bravo, tiri fuori l'agenda delle coperte. Dai, ce l'hanno tutti i portieri, anche Jugoslavia, non ce l'ha lei. Vediamo se le torna la memoria. Mi ricordo tutto. Ha visto? Mi ricordo che l'agendina l'ho persa. Oh, madonna. Sì, ma possiamo rimediare? Ecco qua. Ma Bergamo, le mettono sulle pagine gialle? Ma no, lo stradario, no? Ah. Ecco qua. Ecco, vede? Sì. Via della Libertà. Qui vedrà dei fuochi, eh? Quello è il paradiso dei camionisti. Chieda di Moira. Ma è una giusta? La chiamano la tigre del ribaltabile? Capisco. Quant'è che vuoi? Ma vai, Mona, Fenocio, va via! Platon! Però... Com'è? Giusta? Sì, sì, la giusta! La signorina Moira la tigre del ribaltabile? Ma che sei, cinese? No, sono di Verona. Est. Senti, ho un bel cliente per te. Dai, andiamo, stasera hai fatto 13. No, no, stasera me ne sono già fatti 15. E adesso vado a dormire. Ma no, aspetta, non puoi rovinarmi. Dai, tigre, tu di una cifra e io esagero. 200.000. Va bene. Mezz'ora, E tutta la notte? Un milione. E vabbè, avanti, aggiudicato. E se ti comporti bene, mi sa che ci rimedi anche qualche pandoro. E il torrone no? Ma dai! Ma dove diavolo è andato quel cretino? Oddio, la macchina del mare! Michela! Cosa ci fai tu qui? Ho saputo della cancellazione del volo e mi sono precipitata. Gino, non potevo dormire pensando che tu eri pochi chilometri distante da me. Andiamo. Ciao, Felice! Ciao, Moira! Signor Marcolini, dove va? Mi servono i documenti della signorina. Come documenti? È Moira, la tigre del ribaltabile. L'ha anche salutata. I documenti o non si sale? Ecco il passaporto. Grazie. Qui se non concludo mi salta la 13ª, eh. Oh, Tiger, al lavoro. Le presento Moira, la Carol Alt di Bergamo Bassa. Mi ha fatto bene questa doccia. Oddio! Marcolin! Le presento mia moglie. Piacere. Ha saputo della cancellazione del volo e allora mi ha raggiunto. Cara. Serve niente? Se no io e la mia signora andremo a dormire. No, non ci serve niente. A lui penso io. Lei pensi alla sua signora. Non mancherò. Moira più Luana. Beato lei, Marcolin. Ma vai, Mona, te la Luana. Senti, io con te sta Luana non faccio un bel niente, sai. E poi mi sono proprio stufata. Tira fuori il milione, se no ti pianto un casino che vai a finire in prima pagina. Guarda che mi metto a urlare, Mi metto a urlare. Va bene. Silenzio, calma. Mi sacrifico. Pago. Senti, io pago, però tu, visto che sei qui, mezz'oretta, eh? Se ce la fai, ti ribalto a dovere. Certo che se lo sanno i camionisti che ti ho dato una zucca per mezz'ora,
Mi aspettano Rocco Bilaccio e mi mettono sotto con 50 tir. Mona, Mona! È identica alla Michela. Tale quale, bravissima. Oh Dio, la buon costume! Peggio, gli amici del bar. Mona, Mona! Pago. Molto bene, bravo. Ecco la sua fattura, va bene. Se prendevo un Concorde, prendevo di nuovo. Senti, noi ti aspettiamo in macchina. Andiamo di ancora. Pago. A casa, Giovanni. Veramente conoscerei un posticino. E se ci insegue Derrick? No! Derrick no! 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 Derrick no! No! Non devi nominare quella città lì. Lo sai che mi sento male, che mi viene soffegato, lo sai o no? Di un'altra cosa, di divertiti tra Viterbo e Latina. Oh, l'unica volta, dico l'unica volta, che decido di andare a seguire il mio Milan in trasferta, mi devi rovinare la giornata. Dai, scusami, so che non l'hai fatto apposta. Vabbè, adesso andate al lago, guida piano, mi raccomando, eh. Forza Milan! Forza, 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 vinceremo! Ciao Van, ciao Basti! Uffa, ma papà, noi ci chiamiamo Pietro e Paolo. Per l'anagrafe, però per me siete Van e Basti, il mio idolo. Tenete, Santino. Ciao Cipollini. Ciao Silvio. Oh, smettila di chiamarmi Silvio! Ricordati che chiamarsi come il nostro presidente è un onore. Non c'è proprio niente. Oh. Auguri! Andiamo bene. Ehi, allora, ma cosa c'è ancora adesso? Non parte? Ecco, lo sapevo. Cominciamo proprio bene, proprio una bella giornata. Dai, dai. Ah, ti metti la terza. Vai, vai con la terza. Metti la terza. Dai. Ciao, bambini. Ciao, arrivederci. Buongiorno, dottore. Oh, buongiorno, ragioniere. Dove se ne va, livello? Stavo andando a... Seguo il Milan. Milan, bravo! Anch'io! Ma lo sai che la credevo interista? Sì, interista, voglio. Milanista. E forse per questo che non mi promuove mai. Ma cosa dice? Ma se lei è uno dei miei migliori dipendenti. Ah, grazie. Senta, visto l'occasione, volevo chiedere un piccolo aumento. Sa. Bravo, bravo. Ci vediamo sull'aereo, Va bene. Buongiorno. Buongiorno. Capisce? Non è la solita rivalità nord, sud, sud, nord. Assolutamente no. Io la capitale l'odio. È più forte di me. L'odio. Pensi che quando andavo a scuola ti favo Annibale. Signor Carlo Verdone. Sì. Fumatori o non fumatori? Non fumatori. Ma come mai? Vabbè, se non ho mai fumato in vita mia, che colpa ne ho io? Prima o poi imparerò. Buongiorno. Pista! Scusi, padre, sarà anche la città eterna, ma io ci sto solo poche ore. Vado, godo e torno. Oh, signor, ma perché non se la vede in TV la partita? Perché quando Gulli glielo spara dentro per la quinta volta, voglio vedere la faccia viola di Viola. Ma lei è peggio di un ultra? No, guardi che sono per la non violenza io, Sai che cosa ho sognato stanotte? Che ero Nerone e che davo fuoco al Campidoglio. Pensi le occhie, pensa le occhie! Informiamo i signori passeggeri che il volo per Ciampino è stato sospeso a causa di uno sciopero del personale a terra di Roma. Ancora? Ma come? Ma come? Ma no, non si parte più! Ma cosa faccio adesso? Non posso più vedere il Milan! Non posso più vedere il Milan! Aiuti lei! Vado, mi dia una mano! Prenda un'auto a noleggio! Ah, si può con l'auto a noleggio? Che Dio la benedica, padre! Grazie! Che strano tipo! Questo è Libret. Grazie. Lei è fortunato! Eravamo a secco, ma poco fa un cliente di Verona ce l'ha riconsegnato!
La Madonna! La Madonna! Ma... No! Cos'è lei? Sta male? Cos'è questa qui? Cos'è? La targa! La strappi via! La strappi via! Ma cosa dici? Per me questa targa qui è come la criptonite per Nembo Kid. Mi mancano le parci. Oddio! Ma non so che dirle, se per lei è una questione scaramantica, posso noleggiarle la mia di macchina. Veramente? Ma mi dica, ma la sua macchina? Qual è la sua macchina? È quella! Giallo-rosso! Dai, capitano, fai dalle balle! Su, aia, per piacere! Aia. Su! Chi è? Oh, mia bella Madonnina, ciao, che debrile, te lunta, ciao. La radio, c'è che sei tutto di supportive, porca digitale. Per anteprima sport, ultime notizie tra Roma e Milan. Olè! Brutte notizie in casa giallorossa. Già è rimasto a letto influenzato, Manfredoni è ancora squalificato. La Roma manderà in campo molti ragazzi della prima squadra. Olè, che ripidine, come godo, molto dura per la Roma. Come godo, Antonino. Che miseria. Di vidri va bene, però sto facendo frontale. Ragioniere Verdone, rispetti i limiti, ma soprattutto si leghi le cinture. Stia calmo. Milanisti. Quasi quasi li tiro su, faccio viaggio in compagnia. Prego! Salite! Vi porto io allo stadio! Oh! Mordasci tu a destro gran fio della mignotta! Prego? Ho detto mortacci, su e de sto gran fio della mignotta. Ma voi non... non siete milanesi? No, siamo romani, de Roma. Sì. Ma perché tu no? C'è pure la macchina targata Roma. Se no col cazzo montavamo. Ma le sciarpe? Le sciarpe del Milan? E queste sono bottino da guerra, dell'ultimo Milan Roma a San Siro. Oh, sai quanto ci sono costate queste sciarpe a noi, sto cappelletto? Ce lo sai quanto? 3 mesi di galera a noi, ma li bastardi milanisti, 2 dita rotte e 4 costole fratturate. Una spremuta di sangue! Ortacci loro, eh! Come via Bustino! Paghi 2, porti via 4! Preciso! Così voi uscite di galera? Yes, ma il destino ha voluto che ci hanno sciolto proprio oggi. Giornata della partita di ritorno Roma-Milan, e mo' andiamo a Roma. E lo sai che gli famo a quelli bastardi dei Milan Club se li incontriamo, li mortacci loro. E da chi glielo dice? Tacci loro! A coso? Ma non è che va Roma a tifa Milan? Parli tanto strano. Io? No, oh, ma che sta scherzando? Ma che sta scherzando veramente? Dai, c'è pure la macchina targata Roma. Dici, eh? Eh sì, cioè, io sono milanese, no? Però sono un pacchiotto. Ambedi che attrezza, un milanese che tifa Roma, cagliarda, avanza. Siamo forti, sì. Dammi 5, io sono Romolo. Aia. Molto lieto, Remo. Tanta questa. Io mi chiamo ragionier Carlo Verdone. Comaturi! Sei troppo forte! Buongiorno, ragioniere! Oggi li facciamo neri! La mandiamo in Serie B, la Rometta! Che faccio, ci penso io? No, ci pensi te! No, ragazzi, non facciamoci riconoscere, dai! Tira fuori il click e spaccagli la capoccia. Aprilo in due. No, la capoccia no. Ragioniere, stasera, quando ritornate indietro, ripassate da qui, che stappiamo una bottiglia alla faccia del Radice! Io l'ammazzo, sto cufaccio! No, ci penso io.
Imbecille, deficiente, cos'è tutta questa confidenza? Fai bene il tuo lavoro, pensa al lavoro in corso, ascolta Onda Verde, passa la pirla! Roma, 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 ti ho dipinta io, gialla come il sta città. Gialla come il sole, rossa come il cane. Buonanotte, cuore di sta città, dai. Roma, la testa Roma, 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 Roma. Cuore d'esta città. Non canti il magico inno da Roma dello scudetto. Oh, ma dai. Sono stonato, sono peggio di Califano. Ma che sta passeremo, dai, canta. Ma poi non so le parole, non sono capace, non so cantare. Vabbè, non sì, vabbè, allora facciamo Grazie Roma, forse. No, Grazie Roma no, mi spiace. Come Grazie Roma no? No, Grazie Roma non la canto. Che cosa vorresti dire? No, niente, perché... Guarda davanti, che andiamo a incrociare! Cosa vorresti dire? Canta. No, però, siccome Grazie Roma è una canzone molto carina, molto delicata... Dai, canta, canta! Canto una canzone, insomma. Oh, falla finita e cantaci sta canzone, dai! Ciri piri piri piffa il pilcino, qua 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 l'occhietta... Oh, ma mi rompe i coglioni, canta la canzone romana! Oh, canzone romana! Non so. Te lo dico io quale devi da cantare. Sì. Quella di Lucantino. Sì. Roma non farà subito stasera, forza. Canta. E guarda avanti, guarda! Sì. Quella lì la so, sì. Me la ricordo. Dunque, Andri. Oh, ma che c'è, per culo? Sei muto? Dai! Ti devi da fare sentire! Ah, va bene. Ostia non fa la storia. Roma, Roma! Roma non fa la stupida stasera. Roma non fa la stupida stasera. Dammi una mano a fare, dite sì. Oh, ma che fariagni? Pia tutte le stelle. Sei commosso. Più brillante che sei. È un brillico del luna. Tutta per noi. Nemica a tribordo. Dov'è? Preparati all'abordaggio! Quale abordaggio? Fai embaricamina sto bastardo, dai! Ma chi è? Al milanese? Decreto! Ma vabbè, ma se non accetto lo scherzo? Ma che cazzo le frega, dai! Lo so bene, sta a vedere. Accelera. Sì. Dai. E accostati a destra. Cioè, accelero e vado a destra. Ma sì. Non si può, è vietato adesso. Se può fa. Ma che ti faccio dopo questo piove? Gli fa tutta la fiancata, gliela schieri. Tutta? Tutta. Tutta tutta? Tutta. Vabbè, famola tutta, che ci frega, famola tutta, famola! Bravo! Famola tutta! Sì. Oh, Perchio da sinistra! Da sinistra! Scusa, però tieni un attimo, devo... Ma dai, che te tengo! Brigati! Brigati! Già famo, già famo! Brigati! Dai! Dai, sono fatto bene, dall'inizio! Milan! Attacchiamo bene, vai! Vai! Vaffanculo! Milan! Milan! Vaffanculo! Milan! Milan! Vaffanculo! Milan! Era già del verdone! Il capo! Il capo di Fuso! Il capo ufficio! Adesso quando vado a Milano vedi, faccio la fine del commissario Cattani! È finita! Ma che cazzo sta dando? Sei scemo! Ma ci sono scemo, sì, hai visto? Ci ha fatto un bello sfregio. Adesso quando torna a Milano ha fatto lei il sfregio, io dico, ho fatto io il sfregio, perché sono un macchiotto io, Siamo gente di coraggio noi, bravo. Altro che altro, dai. Mitico! Andiamo, camminare, andiamo. Sei mitico, mitico, dai. Che cosa? Sì, no! Cioè, adesso accosto. Piano. Viaggio finito! Devono essere i fili elettrici! Poi ma che sfiga, eh! Ma che culo! Io sono elettrauto! No! Ma come elettrauto?
Cioè, un elettrauto, cioè di quelli che giocano in casa con le candele che smontano i fili, fanno... Elettrauto, elettrauto proprio, fra due minuti ripartimo. No. Sì? Sì, apriamo sto cofano, ah. Che culo che abbiamo avuto. No. Che culo, che fortuna, l'ho preoccupato, meno male. Elettrauto vero, che culo che abbiamo avuto. Che culo, che culo. Siamo, sì. Mando cazzo io! C'è sta più! Diga! Mando guardi sotto la macchina! Oh, e questo c'è sta più! Yuhuu, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! A quei due faccio una pirla! Ce l'ho fatta, signore! Gentile autista! Gentile autista! Senti una cosa! Aspetti! C'è un uomo a bordo! Aspetti! C'è sotto il turbo! Aspetti un momento! C'è mica in pista, Aspetti! Fermi! L'elettrauto! Ma che combinata, matto? Targato Milano, tappezzeria rossonera! Non ci ho visto più! L'ammazzo, L'ammazzo, Ma che l'ammazzo! Sì, l'ammazzo! Terribile! So tutte anchilosite, oh! Oh, io mi vado a fare una bella biretta. Ma che sei scemo? Cambiamo l'acqua al pesce prima, no? Sì, bravo. Oh, ma te che fai? Io sto qua, andate via voi, andate via. Non preoccupatevi, curo tutto, andate, andate. Ragazzi, hanno rubato le chiavi! Eccole! Lo sapevo che mi fregavano, lo sapevo che mi fregavano! Viva il Milan, viva il Milan! Eccomene! Dove vai? Sei sempre a fischi! Sei bello! Parmiamino sul calciatore, ne pari! Bello! Tu, ma dove? Ma raga, mi l'acqua per ce l'accio, dai! Oh, non caghi, non pisci, non scureggi, ma che c'hai sulla piscica, sappia trino? No, mo faccio pulire perché mo faccio una piscina, faccio non da tutta te, guarda. Faccio una roba. Ma che cosa fai? Ma chi sei? Fa casino. Ma che ti piace? Ma che ti piace la sottigione? Ma no, ma che ti piace? Ma che ti piace? Dammi! Aiuto! Aiuto! Ragazzi! Aiutatemi! Per favore! Aiutatemi che sto a sparire! Aiutatemi! Non tirate l'acqua! Non tirate l'acqua! Non tirate l'acqua che sto a sparire! Ti senti meglio adesso? Sì, grazie! Mi hai salvato la vita! Meno male che non hai tirato l'acqua! Hai fatto lo scocchio! Cosa ci facevi? A spesa proletaria, ma noi? Ma sei pazzo, lo spazio! Dai, via qualche cosa così! Io piglio, vieni! Che tra... Ma... Eccoci, andiamo!
andiamo, andiamo fuori. Oh, ma che sei matto? Ma mica domani al mare, sai? Mattaglie. Ma cosa vuoi fare? No, non voglio mica finire lo sinaro, scusa. No, no, no. Sì, ti fermano. Parti subito con Kersh alle palle. Monti sulla cassa e va verso la macchina. Quale macchina? Quella nostra, guarda. La nostra macchina, sì. Ma se ci vede qualcuno, scusa. Io non lo so, ma preferirei che... Ma che sta facendo? Ma che sta facendo? Sta rubando? Ma che si mette a rubare? Sei pallido, don Mozzi Caracollo, che te beve il sangue come una pantera. Sì, devi stare attenta, perché sennò ti tiro fuori la lingua. E la taglio tutti a pezzettini e a tocchettini. E la do mia madre, che condice la matriciana. Hai capito? No! Oh! Oh! Terribile, terribile. Oh, ammazzo di cazzo che sei. Basta, basta. Dai, vediamo qualche altra cosa. Mira, campioni, la mossa dei leoni. Mira, campioni. No, se vede. No, che si vede niente, dai. Lo dici te? Se lo dici te, se vede. Dai. Vabbè, vengo, vengo. Noi c'abbiamo queste. E lei? Ci avete dei gelati? Presto, chiudi tutto, arrivano gli ultramilanisti. Ultramilanisti, ultramilanisti. Ai, 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 ai. Eccoli là, vedi, la scivastra di questi infami. Quando li vedo mi si ribolle il sangue. Ta senti 3 contro 50. De Gore, sarà una passeggiata di salute. Gli succhi e ve ne varie cose. E fai, sei proprio gagliardo. Te de là e io de qua. Oh, mena, eh. Te preoccupare, che meno. Vedrai come meno. Io proprio, menare. Altro che 3 contro 50, 2 contro 51, faccio da pirla! Spingo a pirla! Il Milan! Questo te la facciamo vedere noi! A Carlo! Chi è? Cosa c'è? Rompendogli il culo! No, aspetta un momento! Aspetta! Non fare così! Prontiamolo diplomaticamente! Aspetta! Che cadere per cazzozzi! Mano, capoccione, guarda che corcano! Siamo amici! Non fatti così! Guarda chi è questo qua! Beccare. Aspetta un momento! Mortaccio! Scappa! Avvisa la mamma! Caccia sempre questo qui! Siamo amici! Sono milanese! Vada via, ma puta via! Ce l'ho fatta! Grazie a Dio, ce l'ho fatta! Grazie a Dio, ce l'ho fatta! Grazie! Oh. Oh. Libero! Mi stavo ribaltando! Però ce l'ho fatta! Adesso volo allo stadio! Vola, Carletto, vola! La curva si innamora! Carletto, vola! Ancora voi! Irriducibili! Fermano.
Terribile! Sei troppo forte! E vai! Sei il massimo! Ammassa i tre uomini! Non si prova a guardare! Eccoci qua arrivati, prego dottore, avvocato, ecco, è stato un piacere, abbiamo fatto un viaggio Milano-Roma, tutta una tirata, bene bene, siamo arrivati, io ho il telefono, no, voi avete il telefono, no, io anzi me ne vado subito a Milano perché tanto me ne vado domattina faccio una fatica, arrivederci ragazzi. Ma che sta scherzando, ma che sta a fare? Te devo presentare i Lupacchiotti e fate membro onorario del club, dai. Ma è proprio necessario. E dai. Per noi è un onore. Ragazzi, ragazzi, la macchina è storta vietata. Bravo. Ma a Roma. Dai, non fermo adesso. Ma cazzo, dai. Vuoi star fermo o no? Che cosa credi adesso? Entro da solo. Fatemi mettere a posto. E continuo a spingere, che mi metto di spingere. Vado da solo. Oh. Ma questo tipo deve dare il pinguino. Signori, buongiorno, arrivederci, buongiorno. Ti piace sta tana? Chi è la redattore? Ciccio Graziani. Sei pure spiritoso, sei. Senta lì, siamo tornati in tempo per la partita di oggi, contro i bastardi rossoneri. Ospedale, ospedale, ospedale. E adesso vi devo presentare un figlio della mignotta Longobardo, che ha scelto la magica Roma come ragione di vita. Tatuaggio. Grazie, siete molto gentili, però io purtroppo non posso farlo, trasfaccio, perché c'ho il posto allo stadio, anzi è già tardi, vado. Arrivederci, grazie. Fermo, destro! Tatuaggio! Bianco di gioia! Io ci ho fatto militare! Ci ho fatto militare, cosa c'è? Devi morire! Devo morire! Oh, ragazzi, sono i militari, la curva sud! Caricameli! L'ordine è uno solo, niente prigionieri! Boni! Come so io? Terribile! Ho scemato! È il milanese contro i milanesi! Da solo! Mortacci tua e te chi non te lo dice! Mortacci tua! Ce faccio un culo! Non mi guardate le mani, guardate i bracci! Ce faccio uno spremuto del sangue! Terribile! Ammazza che soggetto! Questo è matto fragico, già in partita attacco! Agando, vai, via qua! Oh, ma che ci va da solo? Ma che male! Romanari! Vada via, ciao! Viva il Milan! Viva il Milan! Viva il Milan! Viva il Milan! Mortacci su e la spia, andiamo! Viva il Milan! Vada via, ciao! Sono milanista, sono dei vostri! Ragazzi, è quello dell'autogrill! Prendiamo! No, aspetta! Ah. Aspetta un momento, la maglia! Eccomi qua, levate la maglia, hai visto? Oh, porca puttana! Oh, me l'ha fatto il tatuaggio! Massacravolo! I romanesi, i milanesi, i poliziesi! Non è mio, me l'hanno dato! No, perché me l'hanno dato i rumeni qua, loro, sì, se no lo volete voi che siete polacchi, o se no... ai milanesi, poi ai genovesi, fermi.
Stellone, che dolore patasco! 1, 2, 3, 4!